Anche questa settimana torna cronache e commenti. Il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Nell'ultimo consiglio, nell'ultima riunione del Parlamentino toscano, tra i tanti argomenti si è toccato anche quello del garante dei detenuti, tema che è stato affrontato per motivi di cronaca, come sappiamo, questa settimana e che andiamo a capire meglio attraverso le voci dei consiglieri regionali e l'attività del garante dei detenuti del 2023 che è stata promossa dal Consiglio regionale. Questo ed altri argomenti andiamo come sempre con la sigla e dunque anche con i temi che andremo a toccare quest'oggi. Il Consiglio regionale approva l'attività 2023 del garante dei detenuti con voto di maggioranza. Stesso voto di maggioranza anche per l'attività 2023 per il garante dei minori. Interrogazione da parte del Movimento 5 Stelle sul mancato rinnovo dei 7 bibliotecari e della Biblioteca di San Miniato. Il gruppo in regione di Fratelli d'Italia interviene sul progetto del nuovo terminal dell'aeroporto di Pisa. La protesta dei detenuti nel carcere di Sollicciano è stata la notizia di cronaca che ha acceso il dibattito politico questa settimana. I detenuti hanno appiccato fiamme, appeso striscioni e urlato contro le forze dell'ordine. A scatenare la protesta, l'ennesimo suicidio dietro le sbarre di un ventenne tunisino che doveva scontare la pena per reati contro il patrimonio. Il tutto sarebbe scaturito a seguito delle condizioni disumane nelle quali vivrebbero i detenuti all'interno del carcere. Sovraffollamento e vita non dignitosa sono le denunce che arrivano dai detenuti. Il tema delle carceri è stato toccato pochi giorni prima della protesta anche in regione durante l'ultimo consiglio con il commento dei vari gruppi sull'attività 2023 del garante dei detenuti. Una risoluzione che promuove l'attività del garante e che ha visto in aula 21 voti favorevoli, fra questi PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, 6 contrari, la Lega, e 3 astenuti, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Ho votato convintamente contro, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché abbiamo una nostra visione delle cose per quanto riguarda il carcere. Indubbiamente dobbiamo lavorare a tutti i livelli istituzionali per cercare di risolvere effettivamente i problemi. Consideriamo che ancora oggi il 44,5% della popolazione carceraria è straniera, rispetto a una percentuale media di popolazione straniera in Toscana intorno al 12%. Ci sono dei paesi di provenienza dei detenuti con i quali si potrebbe sicuramente stipulare degli accordi, come la Romania, come l'Albania, come la Tunisia. Dobbiamo lavorare sotto questo profilo e ci sono delle notizie importanti che dovrebbero arrivare a breve da Roma. Inoltre dobbiamo considerare che in carcere ci stanno soprattutto tossicodipendenti, immigrati irregolari e malati psichiatrici. Per quanto riguarda la TSM, l'articolazione di tutela della salute mentale, c'è soltanto 9 posti a Sollicciano quando in realtà dovrebbero esserci una necessità di circa 500, quindi c'è molto da lavorare anche per la regione Toscana sotto questo profilo. Per quanto riguarda la realtà del carcere, c'è ancora del sovraffollamento in alcune carceri, come per esempio Sollicciano ma anche Livorno, mentre c'è più spazio in altre carceri, quindi si potrebbe lavorare anche per una redistribuzione. Noi siamo convinti di una cosa, che chi sbaglia deve pagare, quindi certe pagine delle garante rispetto all'ergastolo ostativo per i mafiosi onestamente non ci sono piaciute, anche se a dire il vero un cambio di prospettiva è suggerito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma noi diciamo forte e chiaro che per i mafiosi non c'è spazio che il carcere duro sempre, questo deve essere veramente un punto di vista fondamentale da portare avanti. Dobbiamo lavorare per far scontare le pene a chi delinque e proviene da paesi stranieri nei loro paesi. Dobbiamo cercare di fare sinergia istituzionale ed evitare speculazioni politiche. Noi abbiamo votato contro perché abbiamo una visione del mondo carcerario che è diversa da quella del garante Fanfani, che pur apprezzo nella sua professionalità, lui vede l'uomo come disposto a collaborare con gli altri. Noi invece nell'uomo vediamo anche una capacità di essere anche dannosa agli altri. Questa deve essere punita se commette dei reati, perché la pena deve invitare tutti a non commettere atti che siano ingiusti e dannosi verso gli altri.
Dai detenuti io ho fatto presente, sì, ovviamente ringrazio i garanti, tutti e due, soprattutto riguardo l'argomento dei detenuti ci sono delle grandissime criticità, lo sappiamo, ma che dipendono soprattutto dalla qualità delle strutture, e le strutture sono di competenza governativa. Per quanto riguarda i percorsi di formazione e istruzione che vengono svolti all'interno di alcune carceri toscane, anche per esperienza diretta abbiamo fatto delle visite a delle carceri come quella per esempio di Volterra, dove ci sono dei percorsi educativi e di istruzione che sono particolarmente virtuosi e che sarebbero da valorizzare, a differenza di quanto sostiene la destra, che l'attività teatrale non è necessaria ma si dovrebbe solo puntare sul lavoro, sui corsi di formazione professionale. Ecco, noi riteniamo che invece la cultura sia fondamentale in un percorso rieducativo, proprio perché la cultura riesce a cambiare la mente delle persone, ovviamente spesso in senso positivo. La prima commissione ha trattato l'attività del garante per i detenuti dell'anno 2023 e il Consiglio regionale ha approvato con larga maggioranza la relazione, la risoluzione che è stata proposta proprio dalla prima commissione, una risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta dal garante, l'avvocato Fanfani, ma che al tempo stesso, nel garantire il sostegno al garante, auspica una revisione della normativa di riferimento. In particolar modo il garante ha avuto modo di rendere noti i dati della popolazione carceraria, una popolazione che in Toscana si aggira quasi intorno alle 4.000 unità, molte delle quali sono detenuti tossicodipendenti, moltissimi sono stranieri. In Toscana si registra una percentuale di popolazione carceraria straniera del 10% superiore alla media delle altre regioni. In particolar modo ci si è soffermati sulla tipologia di richieste che vengono avanzate al garante, e tra queste spicca particolarmente la volontà da parte dei detenuti di avere un confronto diretto con l'autorità garante. Inoltre ci si è concentrati nella relazione che si è tenuta in commissione e poi riproposta all'Aula su alcuni aspetti particolari connessi alla tutela della salute in carcere, in particolar modo la salute psichiatrica, ma anche più in generale la tutela della salute. Non è un caso che il garante abbia assunto una serie di impegni proprio collegati a questo aspetto per svolgere approfondimenti e ricerche proprio per favorire al meglio la tutela della salute nelle carceri toscane. Un impegno che proseguirà anche attraverso una iniziativa che già da tempo è stata assunta dalla prima commissione, che ha portato la prima commissione a visitare molti istituti penitenziari del territorio toscano e che ancora nell'anno 2024 proseguirà la sua attività per portare a conoscenza diretta da parte dei consiglieri regionali la realtà carceraria del popolo toscano. Oltre che per l'attività 2023 del garante dei detenuti, il Consiglio regionale ha espresso apprezzamento anche per il lavoro svolto dal garante dell'infanzia e adolescenza proprio nel 2023. La risoluzione è stata votata a maggioranza con 20 voti favorevoli, astenuti Lega e Gruppo Misto. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione che tiene conto dell'attività svolta nel 2023 dal Garante per l'infanzia, così come relazionata durante i lavori della prima commissione. Una proposta di risoluzione che nell'esprimere apprezzamento per l'attività svolta dal Garante si impegna a sostenerne le attività e anche a procedere quanto prima ad un'opera di revisione della normativa dedicata appunto al Garante per l'infanzia. È stato un anno intenso quello del 2023 per quanto riguarda l'attività del garante, che si è ancora una volta concentrata su tutte le funzioni tipiche che il garante assume rispetto alla tutela dei minori nel territorio regionale. Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori. Si sono inoltre portate avanti molte delle progettualità che erano già esistenti
nel territorio regionale che connotavano l'attività del garante, come ad esempio il progetto che si è concentrato sul tema dell'autismo nei minori, e in ogni modo è proseguita l'attività del garante, della dottoressa Bianchi, sia per quanto riguarda la convegnistica a livello nazionale, sia per quanto riguarda l'attività seminariale. Particolare il contributo portato dal garante alla formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, in quanto l'elenco è stato aggiornato e implementato di ben 38 unità. Il garante dell'infanzia, diciamo, sta lavorando bene, mette in evidenza anche qui delle pecche che sicuramente esistono. La garante dell'infanzia manca sempre, cioè lei dice sempre che gli manca personale per poter fare quello che vorrebbe fare. E d'altra parte si deve fare con quello che abbiamo a disposizione. In ogni caso direi che il lavoro è un lavoro encomiabile per quello che ha potuto fare, insomma. Il gruppo 5 Stelle in Regione con la consigliera Galletti è intervenuto durante l'ultimo consiglio regionale sul caso di 7 bibliotecarie di San Miniato non rinnovate nel loro ruolo. Le stesse lavoratrici avevano infatti denunciato a febbraio scorso all'Ispettorato del Lavoro, all'ASL e ai Vigili del Fuoco delle condizioni dei locali in cui lavoravano, nei quali potevano sussistere rischi per la sicurezza pubblica. I Vigili del Fuoco, dopo il sopralluogo, constatarono a marzo uno stato di degrado della struttura che chiuse al pubblico, ma non ai lavoratori. Ora il mancato rinnovo. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto dunque chiarimenti al Presidente Giani sulla vicenda. Bene che il Presidente Giani abbia deciso di farsi carico e soprattutto di ascoltare le parti direttamente interessate, cioè le lavoratrici e i lavoratori della Biblioteca di San Miniato. Perché quello che è accaduto ha troppi aspetti che non ci convincono, e soprattutto se è corretta, come lui ha detto, la ricostruzione che abbiamo fatto nel testo della nostra interrogazione, appare a tutti gli effetti che l'internazionalizzazione dell'impiego di queste lavoratrici, che le vedrebbe a questo punto messe alla porta, ha tutto il sapore di una specie di punizione, perché hanno segnalato quelle che erano delle gravi carenze strutturali di sicurezza nel luogo di lavoro. Ecco, se questo fosse vero, e lo mettiamo naturalmente in via dubitativa, allora è necessario che si faccia davvero questo approfondimento, perché queste 7 persone di fatto si sono ritrovate a non poter più lavorare all'interno della biblioteca, e adesso ci sono anche delle questioni che riguardano, diciamo, le vie giudiziarie purtroppo, e semplicemente da quella che è la loro visione, per le segnalazioni che hanno fatto e per il fatto di non avere in questo modo fatto cosa sgradita, diciamo, al comune, anche perché questo piano di internalizzazione, come appare evidente dai documenti, prima non c'era. Appunto, bene che il presidente se ne faccia carico insieme al comune, al sindaco stesso, insieme ai sindacati e alle lavoratrici, in modo che senta tutte le versioni e soprattutto veda e accerti personalmente come sono andate le cose dagli atti della giunta e dalle delibere, che sono quelle che alla fine renderanno giustizia a come sono andate davvero le cose. A margine del Consiglio regionale, il gruppo di Fratelli d'Italia ha toccato anche il tema dell'aeroporto di Pisa, in concomitanza della presentazione del nuovo terminal dello scalo toscano. Lo schieramento d'opposizione vuole che l'infrastruttura diventi di rilevanza intercontinentale. Oggi viene presentato all'Unione Industriale a Pisa il rendering del nuovo terminal dell'aeroporto di Pisa. Io dico una cosa, speriamo sia la volta buona, le presentazioni ne abbiamo viste tante, mi auguro che questa sia la volta nella quale la presentazione seguono i fatti, quindi da questo punto di vista speriamo sia la volta buona. Dall'altro punto di vista faccio un appello a Toscana Aeroporti, per il quale Fratelli d'Italia è a disposizione, di andare a cercare voli intercontinentali che facciano tappa a Pisa. La Toscana ha bisogno di un aeroporto intercontinentale. La Toscana è la meta più ambita del mondo. Si deve poter arrivare e ripartire la Toscana per il mondo. È tutto da Cronache e Commenti. Appuntamento come sempre ogni settimana, la prossima con nuovi temi, nuovi argomenti dibattuti durante il Consiglio regionale.